I saved you. And I'm here to save you again. Io sono uno che prova un po' di tutto, e gli unici giochi che proprio non riesco a sopportare sono quelli calcistici. Sapete, quelli sportivi, sul calcio e roba del genere, a parte forse Rocket League. Ma alcune categorie non le ho mai provate, o almeno non ci ho mai giocato così tanto. Un esempio che andremo fra poco a prendere sono i giochi a turni. Prendo XCOM come esempio. Il gioco è carino e si presenta molto bene, ma non sembrava per le mie corde. Non perché è brutto il gameplay, ma perché non riuscivo a prendermi come gioco. Sarà perché è complicato, sarà perché sono abituato ai giochi immediati. Sta di fatto che quel gioco faticavo a capirlo. Quindi ragazzi, quando è uscito Baldur's Gate 3, mai e poi mai mi sarei aspettato che un gioco di questo genere mi avrebbe preso. Larian Studios pubblica il gioco in quel lontano 2020 in Early Access. Lo adocchiai leggermente, ma non tanto da farmi dire lo voglio. Ma era il 2020 e in quegli anni entrai a far parte del mondo di D&D, quindi prima o poi quel lo voglio sarebbe diventato realtà. Il tempo passa e io divento fissato con il mondo del roleplay, soprattutto con Dungeons & Dragons. E il caro Baldur's Gate 3 inizia ad evolversi piano piano, iniziando a prendersi l'interesse del pubblico, soprattutto del sottoscritto. Escono video, live, e più mostravano cose, più il mio portafoglio piangeva. Poi arrivò quel fatidico giorno, il 9 luglio 2023. Letteralmente un mese prima dell'uscita del gioco. Lo presi per farmi un'idea, per capire quale oscuro potere stava facendo sì che quel gioco, senza hype, iniziava a farsi strada per il pubblico. Dopo la prima volta e la prima partita, capì bene il motivo. Nacque l'amore a prima vista. Ma come? Come ha fatto un gioco di questo genere ad entrare nel mio cuore? La risposta è facile, perché quello che avevo davanti non era un videogioco, quello che avevo davanti era una forma d'arte. Le animazioni, le musiche, i suoni, i doppiaggi, i dialoghi, la storia, le secondarie, i combattimenti, le magie, era tutto perfetto. Io poi che gioco a D&D e faccio anche da master, un po' inesperto, riuscivo a vedere la magia di Dungeons & Dragons e ne venivo inebriato. Diciamo solo che in un mese avrò fatto sì e no 200 ore. 20 solo sull'Early Access che mi ha... stava prendendo come non so cosa, il resto con il gioco completo, che posso solo dire essere una vera e propria campagna di roleplay. Una storia magica, piena di colpi di scena, magie di ogni tipo con cui sbizzarrirsi, NPC interessanti con la loro storia, le loro emozioni, caratterizzati divinamente, e non dimentichiamoci anche dei momenti cazzari, dove il cazzeggio è all'ordine del giorno. Qui la libertà è unica. Vuoi fare lo stronzo con tutti? Puoi farlo. Vuoi fare l'eroe che salva i più deboli? Puoi farlo. Vuoi fare il cattivo e stare dalla parte del nemico? Puoi farlo. Vuoi rubare, vuoi mentire, vuoi prendere in giro gli NPC? Il gioco ti dà una libertà che non ho mai visto prima in nessun gioco. Ed è per questo che amo quest'opera d'arte. Oltre a quello, i combattimenti. Deus mio, i combattimenti, oh! Come spiegato prima, non sono uno che ama tantissimi giochi a turno, ma Baldur's Gate 3 credo che mi abbia fatto cambiare. In meglio. Ora riesco ad amare questa categoria. Non per niente ho iniziato a prendere adesso XCOM, Divinity e moltissimi altri giochi simili. Il gioco durante i combattimenti è fatto divinamente, con tutte le magie, le abilità, tanto che non sai da dove iniziare. Il gioco ti fa analizzare il campo di battaglia, il nemico e i dintorni per capire come approcciarsi. Puoi scegliere se andare alla Leroy Jenkins e affrontare il nemico con una spada sguainata come un bravo guerriero, oppure utilizzare la tattica alla Obi-Wan e prendere l'high ground per avere il vantaggio contro i nemici, o andare d'astuzia, utilizzando lo stealth come un bravo agente 47, o perché no, lanciare una palla di fuoco in mezzo alla battaglia, così per creare caos. La libertà è vostra e solo vostra, e quindi potete fare come vi guida il cuore. Possiamo dire con tranquillità che questo gioco si dimostra il miglior gioco dell'anno, se non il miglior gioco, punto. Per tutto quello che ha da offrire e che potrà ancora offrire, perché diciamocelo, hanno forse annunciato dei DLC, quindi le avventure non sono finite. Non mancano i bug e glitch, ma per fortuna gli sviluppatori ci tengono al loro prodotto e risolvono tutto in pochissimo tempo. Ma il gioco non è solo single player, ebbene no, le meraviglie non finiscono qui, perché potete fare l'avventura da inizio alla fine, giocando con quattro vostri amici, se utilizzate le mod anche con più giocatori. Quindi, se avete
Amici pazzi con cui giocare, fatelo. Ma se non li avete, beh, non vi preoccupate. Posso risolvere questo vostro problema. Vi presento Baldur's Gate 3 Italian Community, il server Discord dedicato al mondo di Baldur's Gate, dove potrete trovare moltissima gente con cui poter giocare assieme o che vi potrà dare una mano in caso di problemi nel gioco. Vi serve una mano? Volete cazzeggiare con qualcuno? O ancora meglio, volete condividere le vostre avventure su questo magnifico gioco? Allora questo Discord fa per voi. Il link è nella descrizione. Finiamo con il dire che il gioco lo potete trovare su Steam o PS5 a 60€. E fidatevi, questa volta niente sconti, prendetelo così com'è, prezzo pieno, perché vale ogni centesimo. Ma se non avete soldi potete sempre venire a vedermi su Twitch mentre continuo la mia avventura con il mio nano bardo cappellone.